poi realizzato un minimo, tornavano nel proprio paese. Oggi se ne vanno quelli che hanno più competenza, quelli che hanno studiato, quelli che hanno idee e che vogliono realizzare, e siamo noi che facciamo, i genitori, i nonni spesso, che fanno grandi sacrifici per farli studiare, investono su questi giovani che poi vanno a mettere a frutto altrove le loro capacità, anche la loro capacità di sognare. Questa è la povertà di questo paese, questo è l'impoverimento di questo paese. I nostri ragazzi che se ne vanno e fuori sono apprezzatissimi, lo sappiamo tutti perfettamente, lo sappiamo tutti come i nostri ragazzi, quando poi trovano la possibilità di esprimere le loro competenze, sono io lo vedo continuamente a Bruxelles, dove sono tantissimi siciliani, i meridionali in genere, ma i siciliani in particolare, che si sono affermati facendo sacrifici grandi e sanno fare.